picnic with my best friends. We start to plan what we will do. Now life's back in color, and everything's feeling brand new. Well, I read that the French always say what's on their mind, leaving lipstick stains on tall glasses of wine. Practically invented being nonchalant. Salve, sono di nuovo con la mia felpina di Oysho, ma presa tantissimi anni fa perché per fare delle commissioni ho camminato tipo 5 km con 4 gradi fuori e adesso sono infreddolita e ho un sacco di mal di testa. Però insomma dovevo farle queste commissioni qua. In questi giorni non ho filmato granché perché ero molto presa dal rilassarmi, stare con la famiglia eccetera. E sarò sincera, sabato siamo andati a colazione da mia sorella, io non ho nemmeno sentito la sveglia. Per fortuna comunque mi sono svegliata giusto quella mezz'ora prima che mi ha aiutata insomma a far la doccia, a cambiarmi, prepararmi eccetera per arrivare puntuale, perché poi abbiamo ordinato da Starbucks e quindi insomma è stata una bella giornata. Siamo state poi al mercatino dell'usato e al mercato centrale di Milano, non c'ero mai stata credo, e molto carino, ci tornerei però con più calma e con non così tanta gente. Nel weekend immagino che sia sempre tutto pieno ovunque. Comunque ho finito di leggere Loro Olympus e mi è piaciuto molto, non conoscevo questo webtoon quindi non sapevo bene che cosa aspettarmi, ma le premesse, ovvero divinità greche al giorno d'oggi, mi intrigava. In alcuni punti sembra quasi Gossip Girl perché appunto è pieno di intrighi politici, sentimentali, feste pazze, amori proibiti e tutte queste cose qua. Nel mezzo ci sono anche dei temi molto forti e sensibili, tant'è che l'autrice stessa mette all'inizio un warning, avvisa insomma i lettori che all'interno si parla di relazioni tossiche, traumi, abusi eccetera, quindi chi è sensibile a questi temi insomma lo sa e può valutare se leggerlo oppure no. Ora sto facendo le castagne, mi sa che mi preparo il tè di oggi che ho trovato nel calendario dell'avvento, che è un tè oolong con noci, nocciole e mandorle. Sono molto incuriosita, mi sono anche messa il roll-on per il contorno occhi che ho trovato nel calendario di Alverde, super rinfrescante, adoro, speriamo faccia qualcosa nel tempo. Mentre come snack oggi ho trovato delle palline di frutti rossi ricoperte di cioccolato, mentre ieri avevo trovato qualcosa con l'arancia, io detesto l'arancia quindi l'ho messo da parte e poi lo darò a mia sorella. Ho trovato una crema per i piedi alla vaniglia, io adoro le creme per i piedi ma sono quelle cose che di mia volontà magari non acquisto perché non ne vedo l'urgenza, però quando le trovo mi fa sempre un sacco piacere. E poi invece avevo trovato una tisana coi frutti. Per adesso noto che nel calendario c'è tipo un giorno un infuso tisana senza teina e un altro giorno invece un vero e proprio tè. Avrei preferito più tè perché non mi piacciono molto le tisane, gli infusi di frutta eccetera, però ci sta, sto scoprendo comunque cose nuove. Non ho detto la cosa forse più importante, oggi è 6 dicembre, è Mikuláš, solo che non sto festeggiando niente, abbiamo tra virgolette festeggiato un po', siamo stati insieme ieri con mio marito, oggi lavoro fino a qua, ancora devo finire di rispondere a tutte le mail di lavoro, poi appunto ho dovuto fare queste commissioni, dovrei consegnare dei lavori ho fatto delle altre cose stamattina, insomma non sto nemmeno benissimo fisicamente, quindi è proprio un lunedì da incubo. Bravo, bravo Jackie, bravo. Che bravo. Siamo tutti vestiti natalizi oggi. Eh sì. E tra l'altro era una vita che non mettevo il rossetto rosso a causa mascherina, infatti dopo probabilmente usciremo, quindi mi sa che lo toglierò. Però intanto
fa già solo l'atmosfera un po' così. Questo giro ero super mega iper in ritardo con il gruppo di lettura del CB Book Club perché ho finito soltanto oggi Non lasciarmi di Ishiguro. A mia discolpa posso dire che non mi stava prendendo per nulla, soprattutto all'inizio, e devo dire che le recensioni, i pareri che avevo letto riguardo questo libro mi hanno fuorviata, perché hanno creato in me delle aspettative che non hanno riscontrato poi, che non hanno avuto riscontro, ecco. È stato descritto come un libro d'amore. What? Come un libro distopico bellissimo, che ok, sì, è un libro distopico, però diciamo che, non lo so, secondo me è più la parte che si sofferma sul rapporto fra i tre protagonisti, la loro umanità, il loro crescere assieme, i dubbi sulla loro vita, il loro futuro, eccetera, più della vera e propria distopia, non so bene come spiegarmi. Non è un brutto libro, perché soprattutto verso la fine mi è piaciuto molto, però mi aspettavo appunto qualcosa di diverso ed ero continuamente alla ricerca di qualcosa che non ho mai trovato. Forse ci devo ancora un po' rimuginare sopra, però in alcuni punti ero quasi infastidita perché mi sembrava un po' lento, non dico sconclusionato, però non lo so, non mi ha fatto impazzire in alcuni punti, in altri invece mi è piaciuto molto, soprattutto per la riflessione che ti induce a fare, no? Al pensare a come sarebbe il nostro mondo se ci capitasse una cosa del genere, che poi non è secondo me così tanto lontana dalla realtà, che riguarda soprattutto lo sviluppo tecnologico, medico e tante altre questioni. Secondo me porta a fare delle belle riflessioni importanti ed è anche interessante come viene sviluppato il rapporto fra i tre protagonisti, che è un rapporto secondo me molto realistico nel bene e nel male. Quindi diciamo che mi è piaciuto questo libro, però non mi ha fatto impazzire, ecco. Comunque io oggi ho avuto ben due call, quindi sono abbastanza provata dallo stare sedute al computer, ho anche lavorato ovviamente a delle altre cose e in questo momento devo fare degli altri contenuti che vedrete prossimamente su Instagram. Tra l'altro che bella luce, cioè non rende la fotocamera, sembra una luce fredda, invece è calda, soprattutto sulla libreria è bellissima. Poi dalla postazione che ho qua al computer, ogni tanto dalla webcam vedevo la luce del sole contro la libreria, meraviglia. Mi piace questo setting, adesso è un po' buio, ma vabbè. Comunque, prossimamente mi piacerebbe rifare, non i pan au chocolat, però qualcosa di simile, o i croissant o delle sfogliatine di mela, motivo per cui ho preso anche la confezione, diciamo, di biscotti, quella di latta, non tanto per i biscotti, ma per poterci mettere degli altri dolcetti che in realtà avevo intenzione di fare già da oggi, ma mi sono ridotta ormai tardi, e siccome sono tutte preparazioni piuttosto lunghe, magari inizio stasera, così la notte lascio lievitare, se è necessario o meno, perché devo decidere che cosa voglio preparare, e nel caso faccio poi domani con calma, così per il weekend abbiamo la colazione pronta. In tutto questo, quando lavoro, Taki è qua, gli è rimasto il suo maglioncino, è qua nello studio sempre con me, che dorme, si fa i fatti suoi, però a modo suo mi tiene compagnia. Direi di assaggiare lo snack del giorno, visto che ho saltato un po' di giorni con voi nell'assaggio. Però, mia discolpa, devo dire che un paio non li ho proprio aperti né mangiati, e mentre i semi di zucca ricoperti di cioccolato mi sono piaciuti così tanto che non ho resistito e ho mangiato tutto senza documentare, o forse l'ho fatto vedere su TikTok, non ricordo. Comunque questi dovrebbero essere degli snack di frutta, penso tipo essiccata, tipo ribes, mirtilli eccetera, e ricoperti di cioccolato.
In realtà no, sono sì, c'è del tipo Ribes essiccato, però così natur, cioè non ricopre di cioccolato, però c'è anche del cioccolato. Sembra tipo uvetta, ricoperta di cioccolato e poi frutti rossi disidratati. Quando avevo visto velocemente il contenuto del calendario dell'avvento degli snack vegani, ero rimasta un po' delusa perché mi sembravano tutte cose molto uguali fra di loro. E invece vi dirò, è una grandissima scoperta perché, a parte il fatto che mi piace praticamente tutto quello che ho trovato fino adesso, è una bella scoperta. Sono delle confezioni piccole proprio per togliere uno sfizio. E non è banale, come qualcuno mi diceva, e beh, ricoperto di cioccolato è buono tutto. No, secondo me non è proprio così, perché dipende anche dal tipo di cioccolato che viene utilizzato, perché a me piace tantissimo il cioccolato, ho mangiato tantissima cioccolata in vita mia e non è buona tutta. E non tutte le cose col cioccolato mi piacciono. Quindi devo dire che questo incontra i miei gusti. Ci sono delle cose, ad esempio, i mix di semi e frutta secca che non è nulla di speciale. Alcuni di questi ricoveri di cioccolato non sono magari nulla di che, però sono buoni, non è scontato, quindi sono molto soddisfatta. Che poi al di là di tutto, secondo me, l'importante è appunto essere soddisfatti dei propri calendari. Io per adesso sono veramente felicissima, non posso dire niente. Anche quello di Alverde, alla fine, sono tutte cose che bene o male uno utilizza: la crema corpo, lo shampoo, il balsamo. Sono stata contenta di aver trovato una maschera per le labbra, che uso in realtà come burro cacao, perché quelli che sto utilizzando in questo momento non mi stanno idratando abbastanza le labbra, quindi ho switchato a quello. Mi sta piacendo molto il roll-on, che è rinfrescante, non so se effettivamente faccia qualcosa, bisognerà vedere usandolo poi nel tempo, però insomma io sono veramente contenta, è una gioia aprire i calendari, quindi sono contenta, sì. She doesn't know that your favorite place is still mine. Now I take the long way home, avoid what I can't let go. I don't always think about you, but sometimes I do, 'cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue. 'Cause sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn, back to the surface, the feeling of all that we were. I don't always think about you till First Avenue. That's when I do. Ooh, ooh, ooh.